Ciao ragazzi, sono Marco Materazzi, penso mi abbiate riconosciuto e voglio fare con voi un tuffo nel passato, 10 anni or sono, 2009-2010 per quanto riguardava PES. Tutti penso voi abbiate giocato con quella fantastica squadra, eravamo veramente incredibili, volavamo, eravamo penso tutti 99, che ci giocavo, era la mia prima squadra in assoluto. Quindi riviviamo un po' quello che è stato PES, ma poi alla fine è stato anche nella realtà, ovviamente tutto. Secondo me il valore assoluto più alto ce l'aveva Eto'o, perché veniva da un triplete, quindi immaginate voi cosa poteva essere l'anno prima, poi come l'hanno trasformato l'anno dopo. Non a caso poi ha contribuito in maniera sostanziale a farci vincere la Champions. Era lui, Julio. Beh, quell'anno è difficile trovare uno che non è stato decisivo. Sicuramente Julio è stato uno dei più decisivi in semifinale, soprattutto, dove ha fatto la parata che lui definisce la più bella della sua vita. Eccola. La differenza qui è che quello che ha tirato sapevamo che era da PlayStation. Ma in quel preciso istante anche lui è stato da PlayStation. Di faccia no, ma come concretezza sì, assolutamente. Lui è un difensore. Lo deduco da tecnica di tiro, precisione calci punizione, effetto. Per me, come caratteristica, potrebbe essere Ivan Córdoba, che ha accelerazione 96 col coi testa 99. Quindi potrebbe. Ecco. Questo. Più di più. È un po' più cicciotello su questa casa, però era più lo sguardo. Il sguardo è quello. Gli occhi e il naso sono quelli, forse le pappe sono differenti. Era più male. Lui assomiglia tantissimo. Uguale. Tiago, a parte il ciuffo, sì. Decky, questo è Eto'o quando l'ho incontrato io la prima volta, che giocava nel Real Madrid. Real Madrid Perugia, tra l'altro. Segnai io, lui vincevamo. Tutti in difesa, difendere, c'è entrato sto fenomeno, ci ha messo in seria difficoltà e ci ha fatto fare già la partita e fece l'assist per Morientes. Soldone voglio vedere, no, ma non gli assomiglia ragazzi, di suo c'ha un po' il panettone in testa. Samuel, l'occhio di Samuel come gli hanno fatto, sì, è lui, Samuel è lui ragazzi, Samuel si le bocca ancora, Walter è cattivo, D'Antoni assomiglia tanto, Vierà uguale, però è un Vierà di adesso, non di quando giocava un po' più qua a Futello, no, Montari non gli assomiglia, faccio la foto a Montari e la mando sul gruppo. Aspetta, manda a Montari. Così sta. Kivu? Kivu è Coco qua, non è Kivu. Mike sì, Mike lo prende. Magari, forse il sotto degli occhi sì. Il sotto non prende il mento tanto. Lucio? Lucio sì, oh, ragazzi, uguale. Lucio è faccia matto. Ah, Palermo, vabbè. Orla, le orecchie sbagliate dal naso in giù, che non io prenda. Questo è uguale, ragazzi, eh. Questo è uguale a 18 anni, questa. Però c'hai i capelli a 18 anni. Voglia latte. Già vedo Van Buiten che va, va a farfalle, quindi. Questo è Madrid. Non è Inter Bayern? Allora fammelo vedere. Ah, scusate, Inter Siena. Che qualità incredibile, io l'ho riconosciuto per la bandiera dell'Austria. Poi non era 1,92, assolutamente. E poi tanto di cappello per quello che ha fatto. Perché con noi eravamo un gruppo incredibile, lui forse era la mascotte insieme a me. La mascotte non giocatore, poi c'avevamo la mascotte il giocatore che era Mario, erano i gemelli loro due, però Marco si è sempre comportato da in
l'anno da professionista e poi l'ha dimostrato negli anni. Non a caso ha fatto delle cose incredibili in vita. Ecco, anche Mario Giassone viene incluso fra Yaya Touré e Mario Balotelli. Mario era, penso, a 17 anni il giocatore più forte che abbia mai visto, quello con più qualità e più sfrontatezza che l'ha aiutato molto. Capelli uguali, la faccia un po' meno. Uguali a 2010, eh? Più manco quelli. I capelli non si guardano, ragazzi, sono cambiati. Questo è a cosa, no? Vabbè, non so io questo. Le scarpe uguali, incredibile. Poi mi lasciavano spesso da solo allora. Ah no, io può essere più lento. Però noi abbiamo una grande qualità. Pensavamo un secondo prima degli altri. E abbiamo sempre pensato che il pallone non suda, cosa che gli altri non lo pensano. Quello è fondamentale. Ma hanno tolto 2 centimetri. Vabbè. Sbagliano anche loro, ragazzi, eh? Io li assomiglio abbastanza, a parte sto specie di ostigenata. La faccia è uguale. Mi ci rivede. I valori, secondo me, attacco è sbagliato. Forse velocità massima qualcosa avrei abbassato anche a accelerazione. Adesso bene o male siamo. Ma le tecniche di tiro potrebbero andarmi qualcosa in più. Oh.